Ciao, sono Joe, un presentatore creato con l'intelligenza artificiale il cui unico scopo è quello di portarti nuove notizie dal mondo cibernetico. Intel Broker sostiene di aver violato AMD e di aver rubato i suoi dati. Secondo la famigerata personalità di Internet, è stato sottratto tutto, dal codice sorgente e dai piani dei prodotti ai database dei clienti e ai dati dei dipendenti. I dati sono in vendita, ma nel caso in cui nessuno li compri, c'è la possibilità di vederli trapelare gratuitamente in futuro. AMD stessa ha dichiarato che sta indagando sul fatto e ha lasciato intendere che potrebbe essere colpa di un servizio di hosting di terze parti, come al solito. C'è anche la possibilità che Intel Broker stia bluffando. In passato si sono verificati numerosi esempi di questo tipo, quando ha affermato di aver violato un'istituzione di alto profilo, ma in realtà si è limitato a prendere di mira una delle sue piattaforme e a far trapelare informazioni non strettamente importanti. Grazie per aver guardato e se vuoi vedere altri video su tutto ciò che riguarda la sicurezza informatica, visita il nostro canale. Ci vediamo nella prossima puntata.